I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere Agcom 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Cuidado el cocotero! Il sole brucia sopra il sombrero, ma c'è qualcosa di assai più tosto. Sulla cappoccia pende un pensiero. Cuidado, cuidado el cocotero. Il cocotero è assai peligroso, ti scacciacocchi in testa. Il cocotero è capace di farti un bel giorno la festa. Cuidado il cocotero. Cuidado il cocotero. Attento al tuo sombrero. Buon sabato pomeriggio amici, eccoci qua, questo è l'ultimo appuntamento in diretta di questo mese, appunto di agosto, poi ci saranno le vacanze, non tanto per i nostri esperti perché comunque aggiorneranno sempre un portale nelle giornate, nelle serate di estrazione, quindi martedì, giovedì, sabato, ho detto tutto, martedì, giovedì, sabato e venerdì, sì, va bene, avete capito, verso le 20, 25, 27, più o meno voi vi sintonizzate e ci vedrete, vedrete appunto l'estrazione e soprattutto i portali aggiornati. E infatti, siccome gli amici lo sanno che questa appunto è l'ultima diretta del pomeriggio, perché poi questa sera ci vedremo per l'estrazione, hanno già fatto delle richieste, caro Lio, quindi preparati, ma intanto ti saluto. Prima di tutto, un bacio, come stai? Ti vedo già rilassato, pensi bene, già alle vacanze? Bene, molto bene, sì, tra poco finalmente anche per Lio e Marco sarà tempo di vacanza, ma ora dobbiamo valutare l'estrazione di quest'oggi con questa ultima diretta prima dell'estrazione del sabato sera. E allora un saluto a Marco, un saluto a tutti voi amici che state seguendo Casalotto. Sino alle ore 15:30 la possibilità sarà quella di ascoltare i nostri consigli come sempre e anche oggi, anche da luglio, lo sapete bene, con l'arrivo della quarta estrazione, pochi numeri, i migliori in assoluto, perciò ancora una volta alla portata di tutti voi. E allora attenzione, perché ieri sera abbiamo affrontato l'estrazione del venerdì sera, una buona estrazione anche a livello di tecnica, di condizioni, perciò attenzione, perché io con Marco abbiamo valutato veramente il meglio per quest'oggi. E allora nel corso di questa diretta noi andremo a vedere le vincite di questa settimana, le vincite più belle, più importanti anche nel mese di luglio. Nel mese di luglio ricordo che sono arrivati anche ben tre terni, quindi attenzione, perché il terno secco, sapete bene, se siete persone intelligenti, che non si può realizzare a tutte le estrazioni. Se poi ci sono lottologi che a tutte le estrazioni fanno terni, quaterne e cinquine, ben per loro, ma non è così. E allora attenzione, perché nelle nostre informazioni avrete veramente la possibilità di avere il meglio, quindi anche per il concorso di quest'oggi. Rimanete con noi, adesso Clara darà l'anticipazione delle notizie di questo sabato pomeriggio e poi entreremo un po' nel tecnico della diretta. Clara. E poi le richieste? Ah sì, certo. Mica ti sei dimenticato? No, 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 no.
assolutamente. Ecco, non puoi sfuggire, ecco, a quello che chiedono i nostri amici. Intanto parliamo appunto di notizie, parleremo del Grande Fratello. Ieri abbiamo accennato qualcosina sulla rivoluzione che ci sarà a Mediaset e che coinvolge anche il Grande Fratello. Poi parleremo del couscous. Ti piace questo piatto? Vero? Sì, è un molto. Piatto dell'estate, ecco. E poi anche di Dudu. Ve lo dico, il cane di Berlusconi. Ah, ti ricordi? Vero? Sì, che fine ha fatto? Non lo so. Perché anche quando si è parlato del testamento, in effetti Dudu nessuno le ha sentito, quindi non hanno lasciato niente, non ha lasciato niente a Dudu, non si sa. Boh. Non si sa. Vedremo. Bello però questo nome, Dudu. Dudu, è bello. È Dudu da da da, non è una canzone. Ti chiamerò no? Trottolino amoroso. Dudu, sì. Da da da, bello, bello, ok. Minghi e Mietta. È vero, Mietta, è vero, sì. Bellissimo. E quindi vabbè, dopo vedremo cosa è successo con questo cagnolino. Sicuramente male non starà, no, e anche perché lui era una persona che amava gli animali e sicuramente l'avrà lasciato in buone mani. Ma intanto parliamo appunto delle richieste dei nostri amici, che sanno che questo è appunto l'ultimo pomeriggio in diretta, e quindi chiedono così, diciamo un regalino, chiedono magari un portale, quello che costa come un caffè, poi chiedono anche pochi numeri, quelli sinceramente voi li date spesso, date veramente dei pochi numeri buoni. Un concentrato. Proprio ecco. Bello forte. Magari, che ne so, un terno, il terno più forte per questa sera, no? Si può fare, anche perché ieri sera con Marco ci siamo veramente concentrati nel portarvi per l'ultima volta pochi numeri, quindi proprio il succo del meglio valido quest'oggi. E allora Clara, iniziamo subito nell'esaudire, nell'accontentare tutti gli ascoltatori di Casalotto che magari poi devono anche uscire per la spesa del sabato pomeriggio, per andare al lavoro, per partire, quindi attenzione, vediamo di accontentare un po' tutti quanti. E allora attenzione, perché partiamo veramente alla grande con l'Unione fa la forza dal 1990. Quindi un'informazione veramente importante, chiamata fedeltà in questo portale al costo di un caffè. Allora attenzione, perché con Marco abbiamo valutato questo terno secco il miglior terno, ovvero i tre numeri super frequenti validi quest'oggi, e l'abbiamo chiamato per tutti, anche per noi, perché anche noi già l'abbiamo giocato, il terno delle vacanze. Tre numeri secchi, signori, questo è il terno più forte per oggi, sabato sera, e allora io scappo di là in redazione per portarvi unicamente questa informazione strepitosa. Solo tre numeri secchi, questo è veramente, Clara, un terno pazzesco, un terno di tre numeri che bisogna averlo e tentarlo proprio nel concorso di quest'oggi. Redazione. Molto bene, allora partiamo alla grande con l'89-22-88, super portale al costo di un caffè. Oggi siamo in piena giornata d'estrazione, allora signori attenzione, perché tutti veramente potete entrare nel portale, già risparmiare sul costo della chiamata e avere questa informazione da terno secco. Solo tre numeri secchi, il meglio statistico appunto di questo momento, di questo periodo. E l'Unione fa la forza vi permette di avere appunto il terno delle vacanze. Ecco signori, questo è il terno più forte del sottoscritto e di Marco, e allora non ha il 90, quindi attenzione, perché se amate il 90 lo potete aggiungere alle ruote di questo terno e diventa veramente un qualcosa di eccellente valido quest'oggi. E allora fate vostra l'informazione con l'Unione fa la forza di Lio e di Marco, 89-22-88, parliamo di un terno secco.
Quindi l'obiettivo di tutti i giocatori del lotto è quello di giocare un terno e di vincere proprio un terno secco. È successo tante volte, succederà ancora e questo è il migliore indizio proprio per quest'oggi. È l'estate che ci vuole, babe. È l'estate dell'amor. È l'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuori. E insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango, la, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo. Che ci chiama, babe, è l'estate all'Equador, è l'estate in cui si mangia e beve, summer one and three and four, e insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango, la, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo. L'estate molto social, babe, è l'estate dentro e fuori, è un'estate dentro alle tue vene che ti manda il creatore. E insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango, la, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo. Molto bene, allora in questo sabato pomeriggio siamo partiti veramente alla grande con questo terno secco, terno di tre numeri, questo è il terno più forte e allora non ha il 90, lo potete aggiungere per quaterna se amate il 90 perché questi tre numeri secchi si sposano bene con il 90 e lo potete ancora ascoltare all'89 22 88 ma io devo veramente ringraziare le tantissime amiche e i tantissimi amici che già hanno ascoltato questo terno secco di tre numeri proprio per il concorso di quest'oggi. Clara, hai ragione, è piaciuto veramente tanto, io direi, non so, di offrire magari un altro caffè, no? A tutti loro. Ma è presto per il caffè. No, dai. Non sono neanche le tre. No, ma ci sta, se dopo pranzo. Ah, ho capito adesso. In portale al costo di un caffè. Sì. Lo stanno richiedendo, è piaciuto? Sì, ottimo, sì, ottimo. Sì, tanto, tanto. Bene. Lo sapevo. Allora, visto che la diretta è iniziata veramente da un quarto d'ora, ho ancora la possibilità di sfruttare questo portale, lo faccio subito, immediatamente, perché anche io e Marco siamo veramente convinti di questo terno secco, ma l'abbiamo già giocato per il concorso di quest'oggi. Allora, questo è veramente il terno più forte, un terno statistico, che va a racchiudere i tre numeri più importanti per il concorso di quest'oggi, di questo sabato 5 agosto. E allora attenzione, perché diventa estremamente importante poter valutare pochi numeri, visto che l'estrazione c'è stata anche ieri sera, e proprio in questo portale avrete tre numeri secchi, vuol dire terno secco,
Potete aggiungere il 90 se amate il 90 per quaterna, ma in realtà l'informazione nasce e finisce come eterno secco. E allora, volevi dire qualcosa? No, sono contenta. Bene, che parlerai anch'io ancora di questo portale. Io di più, e allora scappo subito in redazione per portarvi questa informazione, diciamo un po' dell'ultimo minuto, informazione del sabato sera, informazione interno secco per quest'oggi. Andiamo di là. E allora consiglio aggiornatissimo per il concorso di quest'oggi, 89-22-88, conoscete molto bene questo portale, costa poco più di un euro da rete fissa dai cellulari, perciò costa quanto un caffè, e avrete la possibilità adesso per quest'oggi di avere i tre numeri più forti, il terno più forte, il miglior terno. Bene, l'unione fa la forza nasce dalla condizione tecnica e statistica di ieri sera, quindi dal 1998, e allora questo è anche il terno delle vacanze, perché questa è l'ultima diretta di Lio e di Marco, e allora attenzione, perché l'unione fa la forza di quest'oggi sarà un terno secco, sarà il terno delle vacanze. Fatelo vostro adesso all'89 22 88 tasto 3. Eh beh, l'estate è il miglior tempo che c'è, lo si sa. One, two. Lo diceva il buon Guidobaldo, che d'estate a volte fa caldo. Lo diceva la dolce Alice, che d'estate tu ti senti felice. Lo diceva il vecchio Nerone, che se sudi sei un grande coraggioso, perché l'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. Lo diceva la vispa Teresa, che d'estate se ne stava distesa. Lo diceva il prode Riccardo, che l'estate non arriva in ritardo. Lo diceva Elvira la rana, che l'estate ti rende purissima. E che l'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. Lo diceva la bella Gioconda, che l'estate si vive sull'onda. Lo diceva lo svelto Gigetto, che l'estate si passa al muretto. Lo diceva Cuoca Ciliegia, che d'estate ci importa una sedia. Perché l'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. L'estate è il miglior tempo che c'è. La bronzatura è una cosa che dura, se la fai dura. La bronzatura è un'avventura in mezzo al mare. La 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 la. Non fa paura se sai nuotare. La bronzatura è tutta cultura. Bene, 8
ottima informazione per quest'oggi, 3 numeri secchi, un terno secco, questo è veramente il terno più forte, ascoltatelo ancora all'89-22-88 perché l'estrazione oramai è imminente e questo terno secco vedrete che vi porterà molto molto bene. Clara? Allora parliamo del Grande Fratello, delle tante novità che ci saranno, c'è stata veramente una rivoluzione. Intanto ricordiamo che partirà lunedì 11 settembre, già la prima puntata, condotta sempre da Alfonso Signorini, ma attenzione perché per quanto riguarda l'opinionista ci sarà una sola opinionista, lei, la Cesara Buonamici. Ho sentito e... non mi dispiace perché la stimo e l'apprezzo molto, Cesara Buonamici, è una giornalista di alta qualità, bravissima, quindi secondo me nella veste di opinionista può veramente avere tanto tanto successo. Infatti, grande professionista, e lei è il volto del TG5, continuerà ovviamente a portare avanti il suo lavoro, ma farà appunto anche il Grande Fratello. Lei ha detto, beh, come puoi dire di no dopo questo attestato di stima? Semplicemente non avrei potuto farlo, sono felice. E ha detto che gliel'ha chiesto proprio Pier Silvio, no? Che ha anche detto, ecco, che non vuole nel suo Grande Fratello nessun influencer, bellissimo, nessuno iscritto a OnlyFans, meraviglioso, guarda, lo apprezzo sempre, bravo, di più, bravo, veramente. Silvio, sì. E quindi vuole dare una linea anti-trash proprio. In questa edizione ci saranno uomini e donne un po' VIP, un po' sconosciuti, con dei lavori abbastanza normali, che hanno fatto appunto il casting. Ancora non sono usciti i nomi in modo ufficiale, quindi vedremo gli inquilini chi saranno. Poi c'è un'altra novità per quanto riguarda l'inviata social del programma, ricordiamo che era stata Giulia Salemi, no? Anche lei via, fuori dal programma, il suo posto sarà occupato da Rebecca Staffelli, che è la figlia di Valerio Staffelli, ma non per questo, come dire, molti hanno scritto, raccomandata di qua di là, ma invece una ragazza giovane, fa già, lavora in radio, ha fatto anche dei programmi in televisione, quindi è una che, come dire, ha già una sua gavetta e sembra che sia veramente molto brava, quindi benvenga, ecco. Abbiamo, come dire, l'esperienza della Buonamici e di Alfonso Signorini e questa ragazza giovane che avrà una bella occasione. Certo, no? Che sì, anche se Giulia Salemi secondo me è stata molto brava nelle scorse edizioni, mi è piaciuta tantissimo, del resto è anche giusto dar spazio a nuovi volti per quanto riguarda quindi anche la prima esperienza. E per quanto riguarda Cesara Buonamici, secondo me sarà un grandissimo successo, anche perché per lei sarà sicuramente una nuova esperienza che gli porterà appunto bene alla sua bellissima e straordinaria carriera di giornalista. Sì. Infatti, sì. E poi secondo me ha fatto bene a fare questo ripulisting, perché se uno è un influencer, che continui a fare l'influencer, se uno è su OnlyFans, che continui il suo lavoro su OnlyFans, ed è chiaro che questa è una trasmissione che può vedere tutto il pubblico e di conseguenza ha fatto, secondo me, veramente molto bene. Sì, 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 infatti lui non vuole più anche queste persone che sono diventate famose grazie a uno scandalo, o perché ti sei spogliata di qua o di là. Allora, no, basta, cioè, ci deve essere un minimo di meritocrazia, che dovrebbero far tutti. Sì, perché negli ultimi anni ci sono stati dei teatrini veramente allucinanti, anche molto noiosi, annoianti, e di conseguenza non so fin quanto appunto era bello seguire appunto sempre le stesse persone che facevano uno scandalo piuttosto che un bacio, piuttosto che un'altra cosa, e di conseguenza
conseguenza basta, anche basta. Quindi bravi medias, adesso ho letto che non faccio nomi, molti di quelli invece che hanno fatto scandalo andranno a lavorare in Rai, quindi bello, sì. Pagati da noi. Quindi... Certo. Ale, che bello! Fantastico! Sì. Sì. Oh, povero paese. Vabbè, allora parliamo d'altro, caro. Certo che sì. Allora andiamo avanti con la nostra diretta. Vediamo anche le foto degli scontrini, delle ultime estrazioni, perché sono veramente molto importanti. Ed è chiaro che io e Marco li archiviamo. Ringraziamo veramente tutti voi che quando vincete l'ambo alterno, appunto, lo fotografate e lo inviate subito su WhatsApp. E allora iniziamo con il 17.90 alla ruota del Lotto di Napoli. Bene, questo è un ambo importante legato al 90. Perché è importante? Perché questo 17.90 io e Marco ve l'abbiamo portato appunto a Napoli, è arrivato a Napoli, perciò attenzione, vedete che era 17.71.90, ruota unica Napoli, e proprio è arrivato alla ruota del Lotto di Napoli, quindi vedete che vi diamo veramente poche ruote, le migliori in assoluto, sempre a Napoli 17.22, altro ambo, quindi anche questo 17.22 diventa veramente importante, anche perché il terno era 17.22.26 alla ruota del Lotto di Napoli. Bari 72.88, bene, questo è invece lo speciale 88 che ha fornito questo 72.88, sicuramente molte persone non l'hanno più giocato perché l'88 era appena arrivato alla ruota del Lotto di Napoli, ma quando vi diciamo i numeri non hanno memoria, beh, vi dovete fidare. Nazionale 970, altro ambo, in questo caso il 70 era l'abbinamento del 990, e poi vediamo anche dei terni sicuramente importanti che hanno caratterizzato il mese appena trascorso. Partiamo dal terno della ruota dell'8 di Roma, 9.74.82, beh, questo è un terno secco fantastico, stupendo, quindi attenzione perché anche questo era solo a Roma, era solo alla ruota dell'8 di Roma ed è arrivato proprio lì. Siamo adesso a tutte le ruote con il 5.23.68, l'otto segreto, eccolo qua che ha fornito questo terno, anche se a tutte le ruote, beh, un terno secco è un terno secco. Ricordo che il terno secco non si può vincere a tutte le estrazioni, attenzione, diffidate da chi vi promette terni secchi a tutte le estrazioni, perché Facebook è pieno di questi personaggi che appunto vi promettono a tutte le estrazioni terni e quaterne, ma non è così, non può essere così, e i migliori lottologi lo sanno. Su Facebook ci sono anche dei bravissimi lottologi, perciò attenzione, diffidiamo da tutti coloro che vi promettono la vincita sicura. Poi a tutte le ruote e alla ruota del Lotto di Roma 80 88 89, i nostri radicali, tra le altre cose regalate anche in diretta, che hanno dato il terno 80-88-89. Ecco, vi faccio l'esempio. Ve li abbiamo consigliati, i radicali dell'8 sono arrivati addirittura interno. Nel portale al secondo colpo c'era la ruota dell'8 di Roma ed ecco che questo è un fantastico terno, appunto con i numeri basici del sottoscritto e di Marco. Allora, iniziamo anche ad accontentare gli amici e le amiche che hanno richiesto l'informazione legata al 90 per oggi, quarta estrazione del mese. E allora abbiamo il 90 nei frequenti del 90, quindi ci sono i numeri frequenti che escono spesso, escono a ripetizione, quindi la ripetizione numerica è anche importante, e ci sono numeri che ritardano, sono i ritardatari, quindi attenzione perché per stasera il 90 avrà i frequenti, quindi valutiamo il terno del sabato sera, quindi attenzione perché diventa straordinariamente importante, e valutiamo la coppia d'ambi con il 9 sempre nei frequenti, perciò attenzione perché anche questo ultimo minuto di questo sabato pomeriggio è straimportante, perché vi permette di avere semplicemente due ambi
e un terno secco. Beh, direi alla portata veramente di tutti voi. Andiamo di là. Bene, allora 895095, ripeto 895095, dopo il tasto 3 da rete fissa dai cellulari voi avrete la possibilità di avere il 90 con un solo terno secco. Bene, abbiamo veramente semplificato questa informazione perché questo è il terno del sabato sera con il 90, un terno di oggi per oggi alla portata di tutti voi. Questo è veramente l'ultimo minuto di questo sabato pomeriggio e due ambisecchi con il 9, ovvero ritorna la coppia d'ambi. Fate vostra l'informazione dell'ultimo minuto di oggi perché adesso all'895095 avrete e saprete tutto e solo sul 990 di quest'oggi. L'ho già fatta molto prima al fiume, ma quando è che chiamerà? Questo tipo impazzir mi fa, il mio numero gli ho dato, mi sembrava tanto innamorato. Bici bici cumpirici, accia accia busburaccia, dune vide matte spacca, bum bum mariu rivaca tu. Questo è il numero suo, ma è lo stesso numero del mio. Questo tipo ha fatto il doppio gioco, lui lo sa che scherza con il fuoco. Questo trucco ce lo pagherà, molte lacrime lui verserà. Ici bici cumpirici, accia accia busburaccia, dune vide matte spacca, bum bum mariu rivaca tu. Passerà per scema, ce ne andiamo insieme a passeggiare lungo questo azzurro lungomare. Come bacia il sole sulla pelle, guarda insieme siamo molto belle, siamo belle tanto fortunate, dai godiamoci l'estate. Ici bici cumpirici, accia accia busburaccia, dune vide matte spacca, bum bum mare iuri vacandù. Bene, abbiamo parlato anche di questo portale con questo ristretto contenuto, 9 nella coppia d'ambi, quindi 2 ambi secchi. Allora,
Attenzione, perché molte persone hanno chiesto: Lio, ma cosa intendi? Cosa vuoi dire quando i due ambi si possono unire interno? Non diventano quattro numeri? E allora, se i due ambi sono due ambi senza capogioco di numeri vari o misti, diventano quattro numeri. Ma se è la coppia d'ambi, visto che il 9 è il capogioco per il primo e per il secondo ambo, diventano tre numeri. Bene, i due ambi col 9 della coppia d'ambi si possono unire in ambo terno secco, mentre il terno con il 90 già è un terno calibrato, perciò 895095 eventualmente potete anche unificare e giocare solo due terni secchi. Clara? Ottimo questa spiegazione. Eh sì, ogni tanto è giusto comunque fare determinate spiegazioni in modo che anche le amiche nuove riescano proprio a captare quindi il nostro messaggio. Infatti, bravi. E allora, invece le amiche, gli amici che vi seguono da tanto tempo sanno che questa sera vivremo la quarta estrazione del mese ed è una, come dire, una giornata particolare. Infatti dicono: ma che Lio non è che parlerà dell'ambo del profumo di Padre Pio? Perché sanno che è quarta proprio del mese. Eh sì, sanno tutto, sanno veramente tutto. Ce ne andiamo allora, ok? Ce ne possiamo anche andare a casa, perché anche questo metodo ve l'ho spiegato più volte in diretta, che alla terza estrazione del mese, ovvero nel concorso di ieri sera, il secondo estratto della ruota del Lotto di Napoli diventa l'ambata del profumo per Palermo-Roma, che è arrivata il mese scorso, nel mese di luglio è arrivata per ben tre volte con il relativo ambo e con il relativo terno corrispondente. Perciò questo è un sistema dal 1998 e allora anche oggi io con Marco abbiamo valutato appunto questa informazione. Quindi Palermo-Roma, il classico, il canonico, lo speciale Palermo-Roma, me lo conoscete perché veramente è un'informazione che ha tantissimi anni, è una delle prime mie informazioni. Allora, oggi, preparato ieri sera dopo la terza estrazione del mese, abbiamo l'ambo del profumo, quindi l'ambo secco di Palermo-Roma, il terno corrispondente, quindi attenzione a questo terno secco, terno corrispondente, quindi il Palermo-Roma inizia e finisce con l'ambo e il terno, e attenzione al ritorno dello storico ambo del nome, perciò anche qua due ambi e un terno secco. E allora l'otto estate, oggi è l'otto segreto, io vado in redazione appunto per portarvi questa piccola ma grande informazione. Allora attenzione, perché è importante, molto importante avere questo Palermo-Roma di quest'oggi, valido nel mese d'agosto, perché sapete bene che il Palermo-Roma dà dei risultati veramente fantastici e soprattutto ad ogni mese. Quindi c'è una continuità importante e pensa Clara, dal 1998 ad oggi. Quindi questo è un sistema che veramente è molto forte, quindi diventa un sistema imperdibile questo. Infatti, sì. Mamma mia. Allora, vado di là, così porto agli amici nuovi questa informazione e gli amici vecchi che magari nel corso degli anni hanno seguito questa regola della terza estrazione del mese avranno pure imparato a svilupparsi l'ambata, l'ambo del profumo e il terno corrispondente. Andiamo di là. Molto bene, e allora parte anche l'89-22-77, non so se sarà lancio unico o potrò ancora parlare di questo portale. E allora attenzione, adesso ci sono le linee da rete fissa dai cellulari e il portale oggi vi permette di avere dall'8 estate l'8 segreto con in primis il ritorno dello storico ambo del nome. E allora attenzione, perché l'ambo del nome
è sempre quel lambo di finale 1, valutatelo attentamente, se lo ricordate, valutatelo anche a tutte le ruote, se non potete ascoltare l'informazione del Palermo-Roma, quindi dal 1998, oggi vi permette di avere l'ambo del profumo e il terno corrispondente, quindi attenzione perché anche questa informazione è l'informazione valida quest'oggi, informazione importantissima, perciò fate la vostra perché è pronta proprio per stasera. Questa notte un sogno ho fatto, strano e bello e un poco matto. Ho sognato che nella TV c'era dentro qualcosa in più. C'erano degli amici assai felici che dicevano guarda anche tu nella magica bella TV. Ho sognato tre numeri all'otto, 88, 81, 38. Sono numeri strani e belli, penso che giocherò proprio quelli. E se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. Questa notte un sogno ho fatto, strano e bello e un poco matto. Ho sognato che nella TV c'era dentro qualcosa in più. Ho sognato tre numeri all'otto, 88, 81, 38, sono numeri strani e belli, penso che giocherò proprio quelli, e se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. Poco dopo mi sono svegliato e correvo a ber di fiato per andare in ricevitoria, più veloce di una filovia. Ora ne ho giocati, spero fortunati, quei tre numeri che in sogno io ho, visto è che non mi scorderò. Ho sognato tre numeri all'otto, 88, 81, 38, sono numeri strani e belli, penso che giocherò proprio quelli, e se mai li vincerò, un bel bacio ti darò, e se mai li vincerò, un bel bacio ti darò, e se mai li vincerò, un bel bacio ti darò. Questa notte un sogno ho fatto, strano e bello e un poco matto. Ho sognato che nella TV c'era dentro qualcosa in più. C'erano degli amici assai felici. Molto bene, allora rimane ancora a vostra disposizione l'89-22-77, non so se ancora riuscirò a parlare di lotto segreto, beh, se dovessi riuscire lo farò più che volentieri. Ora l'ambo del profumo, il terno corrispondente e l'ambo del nome li trovate sempre all'89-22-77, Clara. Parliamo di ricette estive, del couscous alle verdure. Buono. Anche io preferisco quello di pesce, quello sì. Che faceva mia mamma di pesce, un capolavoro, sì, buonissimo. Penso proprio che sarà stato squisito. No, guarda, meraviglioso, non ce n'è. Però noi vogliamo consigliare appunto quella alle verdure, che è anche molto dietetica, no? Quindi sta bene. E intanto ricordiamo che quando si parla appunto di couscous, sicuramente ci vengono alla memoria, alla mente, il magico mondo della cucina nordafricana, no? Con queste spezie profumate, aromi pungenti, sapori marcati. E queste
Durante questo couscous, infatti, lo vediamo, molto sano, tante verdure fresche, spadellate, colorate, che incontrano appunto il couscous, che è uno straordinario ingrediente dalla storia millenaria, in un connubio di sapori e profumi che mescola tradizione e cultura. Si possono utilizzare peperoni, zucchine, melanzane, carote, piselli, poi anche un po' di mandorle per dare croccantezza, però si può anche personalizzare come più vi piace. Questa è un'idea molto bella dentro della zucchina. Sì, eh? Vero, veramente. Hai visto? Sì. Che carina, magari messa nel forno. Certo che sì. Wow, mi piace. Magari anche dentro la melanzana, non lo so. Si possono fare tante variazioni. Poi si può mangiare servito caldo, magari nel tagine, per una cena un po' così esotica, oppure anche freddo, temperatura ambiente, uno se la porta al mare, no? Adesso al mare non si può neanche portare il cibo in alcuni stabilimenti, vabbè. Ridicolo. Sì, una roba, guarda, ti controllano, ti aprono la borsa, sì, per controllare. Madonna, ma chiamate la polizia. Vabbè, comunque lo portate in ufficio, lo potete portare in giro, è sempre buono. E la storia narra che dall'Africa il couscous si è giunto in Sicilia a partire dalla dominazione araba e che si sia poi diffuso in maniera massiccia nell'Ottocento, quando i lavoratori delle zone trapanesi tra San Vito del Capo e Mazara del Vallo iniziarono a recarsi nelle coste tunisine esportando culture e tradizione. Infatti c'è a settembre, mi sembra, il Festival del Couscous a San Vito lo Capo, che ormai è famoso in tutto il mondo, con dei couscous, lì puoi assaggiare di tutto, di più. Poi ci vengono ormai cantanti anche molto famosi, no, una manifestazione che è da vedere, quindi se avete la possibilità è da andare. Beh, sicuramente se c'è la possibilità è giusto visitare questa manifestazione per vedere cose nuove, però il couscous secondo me è un piatto veramente universale, si sposa anche un po' con tutto, va bene d'estate, va bene d'inverno, va bene nella media stagione, anche se la media stagione non c'è non più. C'è, ed è vero che ma comunque tu lo mangi, sì, no? Sì, 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 non sì, te sì, l'ho sì. mai non abbiamo mai, mai parlato mai sentito del couscous. Dire. Anche perché comunque quando tu prepari l'intingolo poi è veramente molto facile da assemblare, da cucinare, quindi non devi nemmeno stare troppo dietro perché sì. lo è fai quello pronto, il couscous sì, pronto, certo, ovvio, lo fai. Perché mia mamma faceva quello, no? È quello che ore e ore no, in questi... No, quello pronto, quello già cucinato, già fatto, no? E c'è quello precotto. Ah sì, certo, no, quello certo, precotto ovvio. È quello che noi usiamo. Non perché... quello già pronto da mangiare. No, no, quello precotto sì, che sì, tu certo, lo compri sì, la cosa, lo metti letta, lì certo, a bollire, certo, non sì, so sì. com'è. Però quello che faceva mia mamma, sì, me fanno... è tutta un'altra storia. Ore e ore di la ecco, non so com'è che si chiama, un nome particolare, la lavorazione sì, che sì, fanno sì. al vapore. Una, esatto, una, esattamente. Un lavoro incredibile. Sì, e anche qua beh, un po' di fantasia, perché veramente il couscous si può fare con tantissimi cibi, di conseguenza carne, pesce, verdure. Tu come lo fai? A me piace con tutto il couscous, ah. sia quello di pesce, quello di carne, quello di verdure, e quindi beh, mi adeguo anche a quello che ho in casa, perché io lo faccio quando magari scarseggiano un po' le provviste, quando devo far fuori qualcosa, allora no, stasera couscous. Ah, non sapevo, infatti, sì, è dietetico, quindi beh, molto... sì, non fa male, beh, è chiaro che comunque non ne devi mangiare tre quintali, però è abbastanza sano. Ah, va bene, hai visto. Poi le spezie quale metti? Ma di solito a me piace il piccante, quindi metto del piccante, del peperoncino, se no lo faccio al curry o lo posso fare anche con altre spezie, ma mi viene sempre buono. Ah,
bravo, hai visto il nostro. Adesso devi provare quelle là, tipo al forno con della verdura ripiena. Proveremo, sì. Vero? Io avevo fatto una cosa del genere con la zucca, con il risotto di zucca. L'avevo svuotata, avevo fatto il risotto e poi avevo messo il risotto nella zucca per una cena. Era venuta molto bene. Sì. No, pensavo, quelle zucchine che abbiamo visto così, io nel supermercato non le ho mai viste. Quelle rotonde, dove andiamo noi ci sono. Sì? Sì, ci sono. Mai viste? Il supermercato giallo. Sì, ok. Sì. Ci sono, sì. Però è anche molto difficile da svuotare una zucchina senza romperla, perché comunque si sa bene che la zucchina è molto delicata. Allora non lo faccio. Vabbè, ho capito, va, mangio. Te la farò io. Ok, grazie, aspetto. Caro, 10 minuti abbiamo. Ma già, e allora scappo subito in redazione per l'informazione, appunto un'altra informazione, anzi ribadisco l'informazione del 90, attenzione a questo 90, non solo numeretto 9, allora il meglio in questo portale, chiaramente valido per quest'oggi, questo è l'ultimo minuto, quindi fatelo vostro perché sarà veramente importante, andiamo di là. Bene, e allora 895095, ripeto 895095, ultimo minuto che è sempre piaciuto, oggi proprio per stasera vi permetterà di avere lo speciale 90, quindi un meraviglioso 90 con un terno secco, e allora fatelo vostro perché è importante, oramai ci siamo anche all'estrazione di quest'oggi, quindi qua abbiamo il 90 con i frequenti, quindi i numeri che escono sempre con il 90, e questo è il terno secco del sabato sera. E poi attenzione, coppia d'ambi con il 9, perciò qua avrete unicamente due ambi e un unico terno secco. Fatelo vostro adesso all'895095 da rete fissa e dai cellulari. Ero là. Là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là. Là dove? In spiaggia. E mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là. Là dove? In spiaggia. Quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là. Là dove? In spiaggia. Quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto.
se col caldo ci resti sotto, gli è stappa e bevi. E allora Clara, siamo quasi agli sgoccioli anche di quest'ultima diretta del sabato pomeriggio, prima del concorso di quest'oggi. Ho ancora delle linee per quello che è il terno più forte, quindi siamo partiti con questo terno e felicemente chiudiamo la diretta con il terno più forte per quest'oggi al costo di un caffè. E allora redazione. Bene, allora 89,22,88 il costo di un caffè da rete fissa dai cellulari per tutta la durata della chiamata. Qua avrete la possibilità di avere dall'Unione Fa la Forza, dal 1998, il terno più forte per oggi. Fatelo vostro perché questi sono i tre numeri migliori appunto per il concorso di quest'oggi e questo è veramente il terno delle vacanze con... buone ferie, buone vacanze a tutti voi. Attenzione a questo terno secco, signori, fatelo vostro perché questa sarà anche l'ultima diretta di Lio e di Marco e allora vi lasciamo questo terno secco, il terno più forte, valutatelo attentamente, che è anche il terno delle vacanze. È l'estate che ci vuole, babe, è l'estate dell'amore. L'estate che discende lieve e che scioglie i nostri cuori. E insieme balleremo il tango, la, 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 bevendo calici di mango. La, 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 faremo un lungo giro tondo, la, 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 prima di andare tutti a fondo. La, 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 la. È l'estate che ci chiama, babe, è l'estate all'Equador. È l'estate in cui si mangia e beve, summer one and three and four. E insieme balleremo il tango, la, 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 la. Bevendo calici di mango, la, 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 la. Faremo un lungo giro tondo, la, 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 la. Prima di andare tutti a fondo, la, 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 la. È un'estate molto social, babe, è l'estate dentro fuori. È un'estate dentro alle tue vene che ti manda il creatore. E insieme balleremo il tango, la, 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 la. Bevendo calici di mango, la, 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 la. Faremo un lungo giro tondo, la, 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 la. Prima di andare tutti a fondo.
Tra poche ore ci vedremo ancora qui nel nostro salotto di Casalotto, quindi in bocca al lupo e alle 20 vediamo appunto la prossima estrazione, l'ultima prima delle vacanze per noi. Certo che sì, allora i nostri portali rimangono a vostra disposizione anche in questo sabato pomeriggio, perciò se li volete consultare lo potete fare per avere gli aggiornamenti validi quest'oggi. Grazie a Clara, grazie a Marco, grazie a tutti voi. Ore 20, estrazione del sabato sera. A dopo. Ciao, ciao, ciao.